Storytime, Evoluzione Radio. Buongiorno e bentrovati amici di Storytime, sono Veronica e oggi sono qui con Federica che ci parlerà del suo lavoro, ma prima come sempre vi ricordo che se volete ci potete trovare su tutti i social come Storytime Ufficiale. Ciao Federica, è un piacere averti qui con noi. Piacere mio. È un piacere perché oggi andiamo a parlare di un lavoro molto particolare. Tu lavori nel mondo dello spettacolo, che vuol dire tutto e vuol dire niente, esatto. Sei una regista, quindi il sogno veramente di tanti. E diciamo che insomma... Era anche il tuo? Sì. Ah, quindi hai sempre voluto farlo nella vita? Sì. Ma è stato difficile? Sì, ok. Sto ancora lavorando. Ed è tuttora difficile, immagino. Com'è andata, scusami, come hai cominciato? Come si fa? Come ho cominciato professionalmente? Mm-hmm. Mi sono trasferita a Los Angeles per studiare. Ah, wow. Alla New York Film Academy. E da lì poi... Beh, ma già entrare lì io non penso che sia facile. No, avevo già un portfolio abbastanza, insomma, me lo sono costruito pian pianino. Serve molto anche avere qualche festival vinto. Ci credo. E poi sì, loro anche poi sono venuti... Sì. Ho una bella fortuna. Beh, in realtà ho presentato poi il mio portfolio e molti dicono hai vinto la borsa di studio. No, me la sono guadagnata perché... Questo assolutamente. Ho fatto vedere le mie cose, se sono piaciute, insomma. Mm-hmm. E da lì, sì, sono venuti a Milano a reclutare degli studenti italiani. Io mi sono presentata, mi sono buttata e meno male che, insomma... Ma com'è, scusami lì, nel senso penso sia anche diverso proprio tutto l'ambiente o anche come si lavora? Sì. C'è molta tutela su tutto. Non come qua, no. Che è tutto molto vabbè. No, vedo che pian pianino anche si qui sta insomma, un po' dai. Però smuovendo. Lì veramente c'è una legge per qualsiasi cosa. No, ma immagino proprio anche a livello di obiettivi, tra virgolette, anche modo di lavorare. Magari sono produzioni molto più importanti quelle che si fanno all'estero. No, però dai. Però anche qua qualcosina si sta... Ho visto di recente Lydia Poet, che è uno show italiano e... Meraviglioso. Vabbè, no, ma ci sono tantissime, tantissime perle, diciamo, anche da noi. Poi, vabbè, il cinema, insomma, italiano è famosissimo. Assolutamente sì, non si nega mai. Esatto, famosissimo. Magari a volte sono le modalità che è un po'... Sì, le modalità, certo. Ma come hai fatto, scusami, quindi a crearti questo bellissimo portfolio? Quando è cominciato tutto? Quando è stata la prima volta che hai preso in mano una macchina da presa, una camera? Beh, da macchina da presa piccolissima, però diciamo che mi sono inserita nel lavoro della televisione più che altro all'inizio con Mediaset. Ok. Stavano cercando comparse. Ok. Non si sa cosa, ok. Programmi televisivi, pubblicità, cose di questo tipo. E mi sono proposta e da lì pian pianino, insomma. Ma come si fa da comparsa a entrare poi nella parte di produzione? Beh, quello no, lì sono uscita da Mediaset. Mi sono creata da sola poi con anche un gruppo di amici i vari cortometraggi per poi iniziare a farle un po' più seriamente. Ah, ok, quindi si può anche riuscire con le proprie forze. Anche entrando nel circolo, insomma, dei festival si incontrano altri filmmakers, altre persone che hanno i tuoi stessi interessi, le tue stesse capacità e quindi unendo anche l'arte, i cervelli artistici, poi si arriva anche a qualcosa di più grande, sicuramente. Ma magari il corto o il video che ti ha svoltato la vita, nel senso magari con cui hai capito veramente di potercela fare? Allora, tutto è nato nel 2008, quando è morto Heath Ledger. Volevo fargli una sorta di tributo, visto che mi piaceva tantissimo. Certo. E ho incontrato un attore di Roma, che saluto, Emanuele, ciao, Emanuele Bolognari, che è anche un cosplayer e attore, quindi, Quindi mi ha mandato un video dove recitava e ho detto ok, lui è perfetto. E come location abbiamo usato il manicomio abbandonato di Mombello. E abbiamo girato The Rise of the Villains, che abbiamo girato semplicemente un corto. Da lì molta gente ha detto, ma perché non l'ho trasformato in una serie? Oh. Perché vogliamo vedere, l'abbiamo lasciato un finale aperto, però l'abbiamo lasciato giusto così, perché era un po' di mistero. Okay. Ma da lì, insomma, un po' di persone si sono appassionate finché non abbiamo poi creato la serie. Da lì abbiamo avuto un bel po' di seguito, anche grazie ad Emanuele che aveva già un bel po' di followers. Quindi. Vabbè, giusto, però comunque ce ne sono tanti di appassionati. Poi magari era anche il momento giusto, chiaramente essendo appena morto... Sì, l'abbiamo girato un po' dopo, però comunque dai. E lì effettivamente diciamo hai capito che era la strada giusta. Sì.
Assolutamente. E adesso invece come stai andando? Una volta che hai finito appunto di studiare a Los Angeles, sei tornata qui? No, faccio avanti e indietro. Avanti e indietro, sì, ok. Sì. Ma non pensi di stabilirti là in pianta fissa? In realtà sì, perché okay. C'è molto più lavoro, molti più contatti. E a livello artistico sono un po' più libera, quindi... Ci credo. Sì, riesco di più. Quindi a cosa stai lavorando adesso? Puoi svelarci qualcosa, magari qualche progetto, qualche festival a cui vuoi partecipare? No, allora in realtà dirigo un festival al momento che è nato durante la pandemia perché volevo aiutare altri artisti a... volevo incoraggiarli, insomma, perché la pandemia con l'arte, con tutto, però sì, anche con l'arte, già insomma, in generale, poi sì, con sono la stati pandemia. Un po' castrati. Sì, sì. Quindi con il mio festival volevo dare spazio anche a progetti minori, che però sono veramente stupendi. Che meritano, sì. Veramente belli e penso che meritino il loro spazio. Quindi sì. Purtroppo a volte manca proprio lo spazio, sì, perché esatto. Siamo pieni di prodotti ottimi, ma è molto difficile farsi conoscere. Quindi con questo festival, si chiama Morgana Film Festival, che è ancora attivo adesso, continuo ad aiutare a pubblicizzare gli artisti. Ok. Con interviste, insomma, anche... Ok, ma come facciamo ad esempio a partecipare? Dobbiamo avere un corto? Ci sono delle tematiche? No, tematiche no, è libero, aperto a tutti i progetti. Mm. Anche di qualsiasi anno, anche se è stato girato... Ok, 10 anni fa. 1920, va bene. Ok. Non ci sono limiti di nessun tipo. Documentari, corti, lungometraggi, anche trailer, sceneggiature. Quindi sì, veramente siamo aperti a tutto perché vogliamo davvero pubblicizzare tutti quanti. Ma quando si svolge, scusami, si sta ancora svolgendo? 3 volte all'anno, quindi in questo momento stiamo ancora ricevendo iscrizioni. Ok. Quindi... E ancora c'è ancora tempo? Sì, sì, certo. Vuoi ricordarci magari i contatti del festival? Così sì, Morgana Film Festival, il sito è anche morganafilmfestival.com e anche su Instagram. Ok, ti troviamo senza problemi. Sì, sì. Invece a livello personale, magari anche un sogno nel cassetto, qualcosa qui proprio... sogni di creare da quando avevi 6 anni? Allora, io abbastanza di recente ho creato un cortometraggio che si chiama The Monsters Club. Ok. E parla di 3 ragazzini che vogliono vincere un premio in denaro negli anni 90 facendo uno scherzo, tipo Paperissima per noi. Ok. Quindi loro nel mandare questo video, se vincevano, vincevano un bel po' di soldi per essere dei ragazzini che vanno ancora alle superiori. Certo. Però questo scherzo non finisce bene perché uno dei 3 purtroppo viene ucciso durante questo scherzo. È andato molto bene con i festival e la mia intenzione è quella di proporla come miniserie. Ah, wow! Quindi mi piacerebbe crearla, ampliare insomma l'universo di questi personaggi che a quanto pare stanno interessando. Beh, molto interessante, allora rimaniamo aggiornati anche sì, su questo. Speriamo. Invece magari un attore o un regista con cui ti piacerebbe collaborare? Ce ne sono tanti. Oh, wow! Probabilmente oltre Greta Gerwig. Ok. Greta Gerwig di Piccole Donne, ad esempio. Ok. Ovviamente Steven Spielberg perché vabbè. Mi ha dato proprio il via lui. Robert Zemeckis. Okay. Ok. Però mi piace anche Luca Guadagnino. Vabbè, insomma, Giuseppe Tornatore, tantissimo. Vabbè, non li buttiamo via. No, mi no. Raccomando, se c'è qualcuno all'ascolto che vuole collaborare con Federica, magari iniziare a vedere i suoi progetti certo. E in base a quello farsi un'idea, assolutamente contattatela. Tanto ricordiamo tutti i contatti, federica.alice.carlino su Instagram, YouTube lo stesso, LinkedIn lo stesso, ti troviamo senza problemi. Sì, sì. Io ti faccio un enorme in bocca al lupo, complimenti per tutto quanto, per i prossimi progetti, facci sapere un pochettino se come va, o certo, se ti contatta Steven Spielberg, ricordati di noi che ti facciamo un enorme augurio. Grazie mille ancora, è stato un piacere parlare con te. Amici di Storytime, anche questa intervista è finita, rimanete connessi per altre storie. Storytime, evoluzione radio.